È frutto della sinergia tra gli enti. Qui c'è stata una grande collaborazione tra la Curia, la Soprintendenza, gli uffici speciali della ricostruzione, e questo è un aspetto che non possiamo mai trascurare quando si affronta un restauro, soprattutto un restauro che deriva da un contesto fortemente danneggiato da eventi naturali come quello che è, appunto, che è stato il sisma per questa città e per altre città dell'Abruzzo. Perché parlo di sinergia? Chiaramente gli organi di tutela non possono mai fare scelte di compromesso, ma fanno scelte di buon senso, scelte che sono legate alla necessità di far rivivere un monumento nella sua valenza storica, perché è una traccia del passato, ma anche nella sua valenza artistica, perché è rappresentativa di un modo di fare di un determinato periodo, ma anche della sua evoluzione nel tempo. Quindi noi dobbiamo riuscire a fare un restauro che sia un delicatissimo equilibrio, io lo chiamo molto spesso, passatemi il termine, un equilibrio instabile tra la necessità di preservare la storia da una parte e anche l'unità figurativa dall'altra, ma il monumento è anche sede di una destinazione d'uso, soprattutto in questo caso una chiesa, un duomo, una valenza molto importante per la città, quindi ha delle funzioni e le funzioni liturgiche hanno determinate esigenze, quindi quell'equilibrio delicatissimo che si deve ottenere e per la quale è fondamentale la collaborazione tra istituzioni è nel riuscire a bilanciare le esigenze di restauro con le esigenze della liturgia. Sono interventi di consolidamento, di messa in sicurezza e di ripresa in linea generale delle malte. Abbiamo fatto qualche scelta anche un po' più forte. Io sono a favore, ad esempio, dell'inserimento anche dell'architettura moderna, purché sia leggibile, purché non entri in contrasto con il monumento. Quindi sono stati fatti degli incatenamenti, è stato ricostituito quell'effetto scatolare che è fondamentale per garantire la sicurezza sotto sisma. Fra i vari interventi ce n'è uno che mi preme molto, che trovo molto significativo e anche direi unico, che è stato fatto qui, quello cioè di utilizzare dei capochiavi, quindi quelli che andiamo a vedere, che gli effetti finali degli incatenamenti, che sono realizzati con un materiale chiaro che si va a ad abbinare e ad armonizzare con una muratura che è fatta di una pietra locale chiara. Quindi è una scelta che forse diversa dal solito, una chiara denuncia che c'è un intervento moderno che serve a dare sicurezza all'edificio, che si dichiara quindi nella sua modernità, che non entra in contrasto ed è totalmente rispettoso del monumento. Thank you.